la mia review di oggi sarà sul correttore della Makeup Forever HD antiocchiaie. Allora, sono usciti 10 colori, 5 sono, come si dice in americano, concealer e 5 corrector. In italiano non c'è un vero e proprio nome per definire le due cose, però il corrector sono tutti quelli che hanno un colore un po' più particolare, che vanno usati soprattutto se si hanno molte occhiaie, quindi tutti quelli sul pesca ad esempio, quelli giallo forte, quelli verdi sono corrector, tutti quei colori un po' più particolari. Invece il classico concealer e il classico correttore beigeolino, che è un po' universale e che va bene sulle occhiaie se non ne abbiamo tantissime, ma se ne abbiamo tante tende magari un po' ad ingrigire, per quello abbiamo l'altro tipo di correttore colorato da mettere prima. Infatti loro hanno questa distinzione, allora per chi non ha tantissime occhiaie o vuole utilizzarlo anche sul viso, anche se nascono per le occhiaie, ci sono quelli sul giallo, Y, c'è scritto, e sono appunto 5 colori, dal chiarissimo a quello più scuro, mentre per chi ha delle discromie un po' più importanti c'è la scritta R, che penso che sia per rose, perché sono un po' più invece color pesca, anche lì parte, ce ne sono 5, io ho il più chiaro, R20, mentre nel secondo, quello appunto più sul beige giallino, ho il secondo in fila, che è Y23. R20 è il primo dei corrector, Y23 il secondo dei concealer. Io inizialmente avevo comprato soltanto Y23, quindi quello più sul beigeolino, e vedevo che non copriva la cippa. Allora, prima di stroncare, ho detto andiamo a prendere anche quello invece corrector per vedere se mi corregge un po' meglio le occhiaie. E quindi quando io vado a correggere le mie occhiaie, uso tutte le mie occhiaie, non i miei occhiali, uso tutte e due. Prima quello più sul pesca e poi quello invece sul beige. Il prezzo di questo correttore è di 26,50€. Ve lo faccio vedere all'opera. Se vedete la parte finale, io in foto pensavo fosse di quelli... tipo col feltrino, invece è tutta plastica e c'è un buchetto piccolino dal quale esce il prodotto. Bisogna fare attenzione perché tende ad uscirne un po' tanto se si preme troppo. Di solito faccio sempre uscire un botto di prodotto, no? Ok, prelevo col dito, oppure potete anche fare tipo dei puntini a seconda di come vi troviate meglio. E di solito di corrector non ne serve tanto, nonostante debba essere sul color pesca. Non si nota tanto perché questo colore è veramente chiarissimo, ma era quello che era consigliato per le pelli molto chiare, quindi ho preso questo, però in realtà sembra quasi bianco su di me, è veramente molto molto chiaro. Infatti sono contenta che almeno dell'altro ho preso il colore un po' più scuro. E prurito, e lo si mette appunto solo dove c'è l'occhiaia, qui nel solchetto e nella parte interna. Questa è la situazione dopo aver messo il corrector, che in realtà appunto non essendo veramente sul pesca, ma essendo molto molto neutro come colore, potrebbe andare bene anche da solo. Quelli più scuri invece sono leggermente più aranciati rispetto a questo. E adesso vado ad usare invece, questo è un po' più sporco come potete vedere, perché appunto tendo di solito a far uscire dei goop di colore, metto un po' del concealer, quindi Y23. Intanto c'è da dire che è una formula piuttosto leggera, non è troppo pastosa ma neanche troppo liquida, si sfuma facilmente come potete vedere. Se siete molto molto secche potrebbe un pochino segnare il contorno, perché non è super idratante ma non è neanche di quelli secchissimi, è una via di mezzo diciamo, non è come il lifting concealer di HD che è un po' più idratante. Questo è il risultato con i due correttori. E ovviamente non ho ancora messo niente sul viso, quindi c'è lo stacco tra le gote che sono fucsie perché c'è un caldo incredibile oggi in camera, non fuori, fuori fa un freddo assurdo e quindi i termosifoni stanno andando e sembro quasi abbronzata da quanto sono rossa. E appunto vabbè, comunque il correttore che come vedete se non setto va nelle pieghe, quindi ho bisogno di mettere un po' di cipria perché altrimenti va nelle pieghe, quindi un po' di cipria ci va sicuramente. All'interno ci sono 7 ml di prodotto, dalla data di apertura dura solo 6 mesi, in realtà sapete che durano di più di 6 mesi, però c'è scritto 6 mesi. Quali sono le mie considerazioni su questo correttore? Come potete vedere copre veramente poco e tende a non durare più di tanto, quindi durante la giornata anche quando lo metto, e magari ne metto anche un po' di più per cercare di coprirlo un po' meglio, noto che dopo un paio d'ore sono grigia sotto e proprio si nota parecchio, cioè ogni volta che uso questo correttore Claudio mi fa notare, quanto si vedono le occhiaie, effettivamente anche quando però tiro fuori lo specchietto prendo un po' paura perché sono grigia, quindi per quanto mi riguarda coprono troppo poco. Si può usare anche sul resto del viso, quindi comunque io se non lo uso sull'occhiaie perché appunto vedo che non copre abbastanza,
lo metto soprattutto nelle zone centrali del viso, comunque essendo un po' più chiaro rispetto al mio incarnato, per andare ad illuminare. E qui fa, secondo me, un lavoro migliore rispetto a quello che fa sotto le occhiaie. Ovvio che, ad esempio, le mie macchioline non me le copre, però crea comunque una bella base non troppo pastosa e molto luminosa. Però appunto, come vi ho detto, per coprire le macchie devo usare per forza un correttore un po' più coprente, perché altrimenti restano visibili, come potete vedere. Il mio voto quindi per questo prodotto è... rullo di tamburi 6! Gli do 6 perché non mi sono trovata per niente bene né con uno né con l'altro. Cioè, inizialmente pensavo che soltanto il concealer, quelli sul beige giallo, non andassero bene perché magari avevo troppe occhiaie. E allora sono andata a comprare quello invece proprio per correggere le occhiaie, e neanche mettendone due insieme non riesco a farla andare via, resta comunque troppo leggero come effetto. Ovviamente non è un correttore che nasce per essere ad altissima coprenza, però è un correttore che nasce per essere perfezionatore della pelle, perché sono quelli come il fondotinta HD ad alta definizione, quindi dovrebbero venire benissimo in camera e lasciare questo effetto naturale. Io purtroppo non riesco a vedere, cioè vedo un effetto troppo naturale e comunque mi va un po' nelle pieghe, e quindi non, insomma, non è sicuramente un prodotto che ricomprerei, diciamo. Ciao bellezze!